risposte. Dovrebbe andarci Striscia ad indagare. Ecco. Dovrebbe andarci Striscia a capire di più su queste cose. Allora, ragazzi, io ho lavorato per Striscia 3 anni e mezzo, io gli voglio un sacco di bene, però ogni tanto quando accendo la televisione e vedo i servizi di Fabio e Mingo, che poi tra l'altro abbiamo sbagliato perché Fabio è quello grasso e Minchia è quello che parla. Vabbè, ma è una parodia, quindi noi involontariamente li abbiamo invertiti, dai. Cioè, però alla fine, cioè, Fabio è quello più intelligente, mi hanno raccontato, cioè, è quello che scrive i pezzi, ma non parla mai. Sì. E secondo noi lui nutre del rancore incredibile, che abbiamo parodiato, insomma. Perché voglio dire, tu vai in TV da 12 anni e non hai spiaccicato una parola. Cazzo, ti gireranno un po' i coglioni, no? Ma poi pensa agli amici che dicono: oh, minchia, tu sei quello che fa Striscia, salutami. No, non può parlare neanche con gli amici. Allora ci colleghiamo con i nostri personali inviati, Fabio e Minchia. Altro che fine del mondo! Eccoci qua, amici di Striscia, siamo qua all'ospedale di Taranto, dove, come vedete, le condizioni generali dell'ospedale sono proprio condizioni che non ci si può stare. Vedete, guarda le stanze qua. Ci sono, guardate, un sacco di. Guardate per esempio questi. Lo so io, lo so. Posso dire? Un attimo, vai. Vedete le stanze ci sono, vedete qua, i macchinari, centinaia di migliaia di euro buttati via. E questa l'hanno buttata. Cazzo, fammi parlare. Un attimo. È per questo che Fabio e Minghia sono venuti qua. Perché andare, adesso andiamo a sentire l'assessore, perché guarda. Scusa, pure io lo so questa cosa. Un attimo. Posso parlare pure io? Che cazzo, sempre tu vuoi parlare? Non parlo mai. Hai la struttura, ti scende, guarda gli infissi là. Cioè, qui c'è il rischio. Ecco, vedi Minghio, vedi che... Mi sono scocciato di farmi dire, tu sei come quel deficiente di Minghio che non dice mai un cazzo. Massimo il provolone. Guarda, i lettini abbandonati. Guarda, le porte aperte, non ci sono neanche... Guarda. Non c'è niente. Cazzo, ne sei tu. So io, questo io ce l'ho messo sti letti per fare il servizio, cazzo. Pure io le so le cose. Ma perché non mi fai parlare mai? Stai zitti che parli sempre. Andiamo a intervistare l'assessore per capire perché questo ospedale è fatiscente, perché le strutture sono fatiscenti, perché i soldi vengono spesi fatiscenti, perché è tutto fatiscente, e vediamo se anche l'assessore è fatiscente. E tu perché fai shame che non mi fai parlare? Vediamo l'assessore, passami il provolone. Assessore, questo è il provolone per lei. Ah. Ecco, assessore, allora volevo fare una domanda che vorrebbe far lui, ma lui non può parlare. Posso fare io? No, che cazzo? Le regole sono chiare, Minghio? C'ha ragione, che... Non parlo mai, però! Ma parla sempre! Assessore, allora... Scusa, allora, ma questo parla sempre? È una roba che, guardi... È una roba proprio... Non ho mai detto una parola, da quando abbiamo iniziato a Strisci? Sono 10 anni che non dico una parola! Assessore, allora faccio io la domanda che vorrebbe fare lui, ma lui non può parlare. Certo. Allora ci dico, assessore, allora, Io sono grasso perché non parlo mai! Mi tengo tutto dentro! Assessore, dica. Siamo di questo ospedale. Qual ospedale, Miglio? Non parlare! Allora. Non c'è ospedale. Allora, siamo andati in una struttura, no? Non c'è. A caso? Abbiamo visto che ci sono un sacco di macchinari. Posso usare il mezzo? Per fare un saluto. Minchia. Non saluto mai nessuno, sono 10 anni che la gente mi dice saluta. Non Minchia. Saluto mai. Minchia, però. Ciao Mario! Assessore, scusi, quanti soldi ci ha ingulato a tutti in totale? Lei è Fabio. Quello è Minghio. Quello è Minghio. Io ci do 500.000 euro. E si leva dal carro. E l'ospedale non c'è mai stato. Te ne do 100.000 io se mi fai parlare, assesso! Altro che fine del mondo!